Rieccoci come promesso in studio con il nostro magazine dedicato, come annunciato, al tempo libero a Falzes, l'estate da Guinness con Mr. Ciusto. Ieri sera nel paese Pusterese, prova generale di un nuovo Guinness World Record, protagonista una Fiat 500 d'epoca e... La rubrica Tempo Libero è offerta da Casa Modena. C'è sempre più gusto. Quante donne ci possono stare in una Fiat 500? È la domanda alla quale hanno dato una risposta ieri sera nel padiglione delle feste di Falzes, paese della Valpusteria, un gruppo di ragazze che ha partecipato ad una speciale e seguitissima prova generale del World Guinness Record, pensata e ideata dal vulcanico e simpatico albergatore pusterese Gerhard Kohlgruber, in arte Mr. Ciusto, diventato famoso proponendo le sue scommesse in trasmissioni televisive come Wetten Das, Scommettiamo Che e lo show dei Record. Ad aprire la serata la musica di Alvin e Johnny dei Zwei Tiroler, seguiti dallo spettacolare e coinvolgente Fire Show con Tony Sputafuoco e il suo fido aiutante, il sosia di Jack Sparrow di Pirati nei Caraibi. E poi è giunto il momento clou, quello della prova da Guinness. Le ragazze partecipanti alla scommessa hanno fatto il loro ingresso in sella delle splendide moto d'epoca del Vespa Club Valpusteria, guidato dal presidente Karl-Heinz Erlacher, in sella ad una splendida Vespa Faro Basso, utilizzata anche per lo storico film Vacanze Romane. Grandi applausi anche all'arrivo del cinquino rosso fiammante, dal quale è sceso Gerhard Kohlgruber in arte Mr. Ciusto, pronto per la nuova sfida da Guinness. E poi via, finito il countdown, le ragazze disposte su due file in tempi davvero record si sono posizionate all'interno della 500, superando la prova generale per la gioia del suo ideatore, Mr. Ciusto, riuscendo a dare una risposta alla domanda posta ad inizio serata, ovvero quante ragazze possono entrare in un cinquino? In tutto 13, ma sicuramente si potrebbe osare anche di più quando verranno chiamati a realizzare il vero Guinness World Record. Tra prove e davanti a un pubblico così grande, tanta gente, è un'altra cosa. Abbiamo avuto il pizzico della fortuna, ci è andato bene, però poi adesso quando tentiamo proprio il Guinness, lì in quel momento proprio deve funzionare. Visto il successo della prova generale, è stato chiesto alle partecipanti di fare il bis sotto lo sguardo attento e divertito di bambini ed adulti. In 13 schiacciati dentro in quella macchina minuscola non è semplice. Molto contento della serata, perfettamente riuscita grazie anche all'impegno e al lavoro dei tanti volontari, il direttore dell'associazione turistica di Brunico Kronplatz, Alfred Unterkircher. Le feste senza questi volontari non si può fare, questo è fondamentale, allora sono gente del paese, del posto, volentieri vanno a aiutare a organizzare queste feste, questo è sicuramente molto bello e così anche la vita in un paese cresce, la gente sta insieme così. E poi gran finale con i bambini a bordo della fiammante 500 e l'immancabile saluto di Mr. Ciusto. Se non si segue Video 33, allora è sbagliato. Seguite Video 33, è giusto, giusto, giusto. Ed ora un breve stacco pubblicitario, poi di nuovo in studio per parlare di sport. Un bel giorno la leggerezza trovò casa e nacque un'idea da maestri. Liberamente, per sentirti leggera come una farfalla. Come il buon cotto di alta qualità, privato del grasso. E la mortadella di pollo, squisitamente leggera. E con tanto gusto. Scegli liberamente, liberi di essere leggeri. Liberamente di Casa Modena, maestri nei salumi. In
In evidenza all'interno della nostra pagina sportiva, la pallavolo è stata fissata il 18 agosto prossimo la prima seduta di allenamento del Neruda Volley, atteso la prima stagione in A1 femminile. Intanto è stata ufficializzata la conferma di una delle artefici principali della promozione nella massima serie. Parliamo della centrale Tiziana Veglia, che quest'anno coach Bonafede farà ruotare assieme alle due pari ruolo appena approdate al Neruda, Ilaria Garzaro ed Elisa Manzano. Ed ora, con il supporto della regia, andiamo a vedere assieme le previsioni del tempo. Domani, secondo l'ufficio idrografico della provincia autonoma di Bolzano, al mattino il tempo sarà abbastanza soleggiato. Con il passare delle ore, le nubi cumuliformi tenderanno tuttavia a svilupparsi verticalmente, provocando dei temporali anche di forte intensità già dal primo pomeriggio. Temperature massime tra 25 e 35 gradi. Diamo un'occhiata ai valori previsti: a Silandro minima 18, massima 31 gradi, a Merano 21-34, a Bolzano 22-35, a Bressanone 19-32, a Vipiteno 14-30, a Brunico minima 17, massima 31 gradi. Domenica prevista alternanza tra sole e nuvole con qualche temporale pomeridiano. Durante la prima parte della nuova settimana le condizioni non cambieranno molto, il tempo sarà generalmente soleggiato e nei pomeriggi la probabilità di fenomeni temporaleschi tenderà lievemente ad aumentare. Le temperature resteranno marcatamente estive con massime fino a 35 gradi. Siamo in chiusura, siamo ai saluti, giusto il tempo di ricordarvi come sempre il nostro sito web www.video33.it, il portale web www.goinfo.it, dove potrete trovare news sempre aggiornate. Vi ricordo che l'informazione di Video 33 ritornerà puntuale domani mattina alle ore 6.40 con la rassegna stampa. È veramente tutto, vi ringrazio per la cortese attenzione, vi auguro un buon proseguimento di serata, ma soprattutto un piacevole fine settimana. L'abbigliamento di Video 33 è fornito da Boutique New Time a Bolzano, Galleria Greif. Calici sotto le stelle 2015. Lunedì 10 agosto dalle 18 a mezzanotte goditi i vini più buoni della città sotto i suggestivi portici di Bolzano.